Mezzanotte 32, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Il caso Sea-Watch è sempre in primo piano, sono scintille fra Italia e Germania per l'arresto della capitana della nave che sarà ascoltata domani dal procuratore. Chi salva delle vite umane non può essere trattato come un criminale, ha detto il presidente tedesco Steinmeier. Sferzante la replica del ministro degli interni Salvini, Steinmeier si occupi della Germania, la comandante ha violato la legge italiana. Sul caso Sea-Watch si attende l'interrogatorio di garanzia domani per le 15.30 alla capitana Rackete, fermata dopo la decisione di portare la sua nave nel porto di Lampedusa e far sbarcare 40 migranti nonostante il divieto delle autorità italiane. Rischia da 3 a 10 anni di carcere. Intanto nelle polemiche tra il ministro Salvini e la Germania si inserisce anche la Francia, che si rammarica, spiega la portavoce del governo di Parigi, come sulla vicenda si sia arrivati a questa situazione, perché Salvini strumentalizza politicamente episodi dolorosi, mentre noi sui migranti rispondiamo con le cifre. E il ministro dell'interno francese aggiunge che la chiusura dei porti è contraria al diritto marittimo. Dopo pochi minuti il vicepremier leghista prima dice voglio sperare che venga confermato l'arresto di questa criminale e poi risponde a Parigi. Visto che il governo francese è così generoso, almeno a parole, con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia. È intervenuto anche il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per difendere la sua connazionale Rackete. Ci aspettiamo che l'Italia affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali. Anche in questo caso la replica del nostro ministro dell'Interno è stata dura. Inviti i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, a processare e mettere in galera i delinquenti, ci pensiamo noi. Infine il premier Conte annuncia che se la cancelliera Merkel gli parlerà di Rackete, potrebbe essere l'occasione per chiedere a che punto la Germania con l'esecuzione della pena dei due manager della Fontissen. A Bruxelles giornate decisive per la nomina ai vertici delle istituzioni europee, si annuncia una trattativa d'oltranza per cercare di superare i veti incrociati su tutti quelli che riguardano il possibile successore di Juncker alla presidenza della Commissione europea, il socialista olandese Timmermans, il sostenuto da Francia e Germania. Contrari i paesi del patto di Visegrad e parte dei popolari europei. Puntiamo ad una personalità che abbia a cuore l'equità sociale, pronta a rivedere le regole di governance europea, aveva ribadito ieri il premier Giuseppe Conte, e l'Olanda, del candidato socialista, da sempre si oppone alla riscrittura dei vincoli comunitari. La storica stretta di mano al confine fra le due Coree, fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti varca a piedi la linea del 38esimo parallelo entrando nella Corea del Nord, un gesto non solo simbolico che rivela come siano cambiati i rapporti fra Washington e Pyongyang e che è stato suffragato dall'invito ufficiale di Trump a Kim per una visita ufficiale negli Stati Uniti. Stare sul suolo della Corea del Nord, ha detto il presidente USA, rappresenta un atto importante per tutti e un grande onore. Chiudiamo con lo sport, ancora una beffa per la Ferrari, stavolta nel Gran Premio d'Austria. Leclerc subisce il sorpasso azzardato di Verstappen e perde la gara. La giuria non penalizza la condotta del pilota olandese, come era accaduto invece a Vettel con Hamilton in Canada. Incidente di gara senza necessità di ulteriori investigazioni. Inevitabilmente il Gran Premio d'Austria vivrà a lungo soprattutto per l'assoluzione data dai commissari alla manovra di sorpasso da parte di Max Verstappen su Charles Leclerc, che ha portato il pilota Red Bull a tagliare per primo il traguardo del Gran Premio d'Austria dopo una bellissima gara di rimonta a seguito di una partenza sciagurata. Una decisione, accettata senza ricorsi ma definita sbagliata dalla Ferrari, che a due giri dal termine ha privato Leclerc di una vittoria che sarebbe stata la prima in carriera per il 21enne monegasco, nonché la prima della SF90 in una stagione finora monopolizzata dalle Mercedes. Ma sarebbe sbagliato far passare in secondo piano i molti aspetti positivi di una corsa in cui finalmente la rossa SF90 ha oscurato le Mercedes. Bottas terzo è arrivato avanti un secondo e tre su Vettel, che aveva però perso almeno 3 secondi in un cambio gomme poco felice, mentre il leader del mondiale Hamilton ha chiuso al 5º posto, per la prima volta giù dal podio dopo 10 prove. Forse, dopo 8 gare tutte in grigio argento, il mondiale ha riscoperto il Technicolor. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa, grazie per essere stati con noi e buonanotte.